Ciao ragazze, benvenute nel mio canale e in un nuovo video Do It Yourself. Utilizzeremo queste cornici da tipo meno di un euro che ho preso a Ikea e il sotto che era uno specchio da 1,99 euro, che è questo qua che vi faccio vedere adesso. Il tutto per costruire una specie di lanterna. Utilizzeremo queste cornici, la colla a caldo, che non mi vedrete utilizzare perché comunque il cavo è molto molto corto. Questi li ho tagliati dall'albero di fronte a casa mia, perché comunque stavo entrando dalla finestra e ho pensato di utilizzarlo. Allora inizio tagliando, cercando di non farmi male, però in questo momento non trovavo le forbici, ho usato un coltello, la parte della plastichina sulla superficie, sia nello specchio che appunto nelle quattro cornicette. Separo poi il tutto tenendo soltanto la parte, diciamo, del vetro e mi preparo ad utilizzare la colla a caldo per unire appunto i bordi. Come nell'altro video, ovviamente sono andata un po' più veloce e la colla a caldo l'ho utilizzata attaccata alla presa, quindi mi vedrete soltanto fissarlo pian pianino cercando di tenere premuto tutti e quattro i bordi e attaccandola poi alla parte sotto appunto dello specchio. Poi utilizzando quello che è il vetro della nostra lanterna, che in realtà qua è plastica perché le cornicette che ho preso sono cornici tipo da 79 centesimi, sono pochissimo. Pelo la plastica e pelo la parte davanti e la parte dietro e lo metto appunto come se fosse la parte della cornice, del vetro della cornice, molto semplicemente. Detto questo, ragazze, iniziamo ad addobbarlo. Ci ho messo appunto questi rametti. L'idea all'inizio era di metterci le palline e il cero, quindi comunque una luce, ecco, insomma una candela. E poi dopo ho deciso di metterci questo presepio, che era un regalo di mia mamma che me lo porta ai tempi del Medjugorje, e ho deciso di utilizzarlo per avere sul mio tavolo anche quest'anno il presepio, perché sennò non l'avrei, cioè l'avrei messo semplicemente così e basta. Adesso vi faccio vedere come ho fatto. Ho messo la luce, quella che parte dal fondo del mio mobile TV, e l'ho avvicinata fino a farla arrivare all'interno di questa specie di lanterna. Così invece di utilizzare la candela ho utilizzato direttamente le lucine, che erano poi quelle dell'albero, lucine che ho preso dai cinesi tipo a 3 anni. Ho aggiunto qualche glitter, perché io sono molto glitter dappertutto, non sono contenta, e questo è il risultato finale del presepino, quindi di questo addobbo. Ripeto, è bellissimo anche con le palline, con la candela, però in questo caso per me, io volevo questa cosa e l'ho fatta così, però voi potete fare quello che volete. Allora, io spero che il video vi piaccia. Questi sono gli altri addobbi, vi lascio il video magari qua di fianco nelle info e sotto nell'info box per come ho fatto il portacandele e appunto il centrotavolo. Questo è il risultato finale, ragazze, spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato di spunto. Ripeto, con le palline e la candela è comunque stupendo. E potete scegliere le cornici anche bianche, perché ad Ikea c'erano anche bianche. Io l'ho fatto così perché appunto per me, a me piace così. E spero che vi iscriviate al canale e ci vediamo al prossimo Do It Yourself. E adesso vi faccio vedere l'ultima volta il mio presepino con l'effetto magia. Dal nulla appare, ecco il nostro presepio. Non è bellissimo? A me piace veramente tantissimo. Sono molto soddisfatta di come è venuto e penso di riutilizzarlo comunque anche quando sarà finito il Natale, come addobbo, come insomma addobbo per la stanza o per la sala. Ragazze, ci vediamo al prossimo video e alla prossima!